E Cagliari è città di mare e sport acquatici come la vela. Anche le federazioni che agiscono in nome e per conto dei disabili si sono rese conto della preparazione e della sensibilità delle federazioni locali. Maurizio Ciotola. Siamo qui a Marina Piccola con Maria Sias e Denis Pud dell'Ordine degli Ingegneri, precisamente l'Associazione Ingegneri Cultura Sport, che sono le promotrici di un'iniziativa importantissima nei confronti di portatori di handicap motorio, intellettuale e visivo, rendere possibile la vela a chi chiaramente no, ha questi handicap. Come è partito il progetto? E dove si vuole arrivare con questo progetto importante? Si vuole arrivare sempre lontanissimo, si vuole arrivare a competere tutti assieme, in allegria, in una classe innovativa che speriamo diventi una classe paralimpica. Iniziamo questo progetto con l'ANSA 303 e vediamo dove riusciremo ad arrivare. Domenica 6. Vela Day, Open Day aperto a tutti, ai portatori di handicap ma anche ai normodotati, per avvicinare alla vela, e noi vogliamo che queste sensazioni positive possano essere vissute da tutti. Il progetto nasce circa 2 anni fa da un'idea che mi è venuta e che ho proposto al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari e che è stata accolta con grande entusiasmo, perché c'era la necessità e la volontà di rendere un servizio ai nostri iscritti che aveva come principio cardine l'inclusività e la voglia di vivere il mare. La possibilità infatti che offre questa imbarcazione è quella di poter partecipare in contemporanea normodotati e persone diversamente abili, e quindi è il non plus ultra dal punto di vista dell'inclusività. Domenica, come vi hanno già detto, avremo una barca ANSA 303 in mare con l'istruttore, con il gommone di assistenza. L'istruttore porterà fuori le persone che vorranno provare. Devo anche dire che abbiamo un fully booked per domenica. Si protrarrà sia dalla mattina fino al pomeriggio.